cos'è il Cantagiovani? È una rassegna concorso scuola giunta alla sua 11ª edizione. Quest'anno l'edizione è speciale perché all'interno dell'evento presentiamo una nostra idea, l'idea che sta alla base dell'associazione Estro Armonico e dei suoi cori giovanili e di Voci Bianche il Calicanto, di una formazione corale non convenzionale. Ecco qui quello che è un po' il nostro progetto. Noi vorremmo che all'interno proprio della coralità si sviluppassero dei contenuti che sono contemporanei al canto stesso, e allora attraverso la psicofonia, attraverso lo yoga del canto, attraverso il lavoro di gruppo, attraverso l'espressività corporea, fare in modo che i nostri giovani possano crescere non solo nella musica e nel canto, ma anche nello stare bene assieme. 250 cantori giunti da tutta Italia qui a Salerno per una o due giorni tutta dedicata alla voce, una grande soddisfazione per la città. Una soddisfazione per la città, ma soprattutto per la coralità salernitana, che è coralità in Italia, perché rappresenta appunto tramite Silvana Noschese, Giuseppe Razzazzera, Ciro Caravano, la coralità italiana. Quindi parte da Salerno, ma si diffonde in Italia. È una bellissima soddisfazione, è una grande emozione. Abbiamo appena avuto un assaggio dei cori che sono qui a Salerno, tra cui il coro giovanile del liceo da Procida, e quindi è una doppia soddisfazione per i ragazzi salernitani. Assessore, questa è una mattina particolare per la città di Salerno perché nella zona orientale ci sono i giovani che stanno protestando contro la guerra in Siria, mentre dall'altra parte qui nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città dei giovani cantano, e quando si canta c'è sempre un inno alla pace, dunque bisogna ricominciare dai giovani. Sì, mi è piaciuto questo passaggio dell'inno alla pace perché mi ha fatto subito aprire la mente e ricordare i gospel, no? I canti americani, i canti dei neri americani, che loro attraverso appunto la musica trovavano sollievo, trovavano appunto pace. Questa manifestazione, questo binomio di manifestazioni è una casualità, però non credo poi tanto, insomma io credo che a volte le cose non capitano per caso, quindi bene i ragazzi che cantano, ma soprattutto bene chi chiede la pace. Che cosa c'è in serbo per i giovani, visto che lei è l'assessore alle politiche giovanili e alle innovazioni qui per la città di Salerno, se ci sono progetti in itinere? Sì, innanzitutto in 2 anni di amministrazione e di Giunta Napoli abbiamo lavorato appunto per gli spazi aggregativi, per il polifunzionale, abbiamo il Palazzo per l'Innovazione che offrirà tanti co-working per appunto i ragazzi, tante possibilità, i parchi, lo sport all'aria aperta. Stiamo cercando di appunto di dare una risposta in tal senso. Per quanto riguarda la musica, nel caso specifico stiamo lavorando, e in particolare il sindaco Vincenzo Napoli sta cercando di dare una risposta concreta per quanto riguarda il conservatorio in via De Renzi con l'auditorium, ma tutta l'amministrazione, la giunta e il consiglio comunale vuole fortemente questa apertura.